Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono Anna. Oggi video un po' diverso dal solito perché ho deciso di sfruttare questa mattinata per coccolarmi un po', però allo stesso tempo sistemare un po' la camera, pulire i pennelli, fare un po' di cose che insomma avevo tra virgolette in arretrato. E quindi ho pensato di portarvi con me, è una sorta di tipo monthly reset, quindi iniziamo il mese di settembre con la carica giusta. E quindi direi di iniziare subito andandomi a sistemare i capelli e la faccia, che hanno decisamente bisogno di un reset, quindi adesso vado un po' a sistemarmi i capelli, li ho lavati ieri ma la mattina devo sempre un po' ravvivare il riccio e poi ovviamente vado a fare un po' di skincare e un po' di makeup. Questo è il mio bellissimo outfit con questa maglietta che avevo comprato da Zara Home, di cui adoro assolutamente il colore, anche la scritta è molto carina, perfetta proprio per stare in casa, comunque per sfruttarla come pigiama. Mi sono appena lavata i denti, ovviamente ho già fatto il danno. Allora, mi sono messa la fascia intanto per lavarmi il viso e tutto. Sto utilizzando ultimamente come cleanser questo qua di Glossier, il cui pack è stupendo, lo adoro. Cleanser molto semplice, assolutamente nella norma, nel senso che pulisce bene il viso senza andare a tirare la pelle, quindi veramente un cleanser buono, non ha profumi, molto molto semplice. A questo punto spruzzo un po' di tonico, questo qui è quello di Pyeongkang Yul, preso appunto nel negozio che vende prodotti coreani. E poi per idratare ulteriormente la mia pelle vado a fare una maschera, questa qui quella di Sephora all'aloe. Vado a fare questa maschera qua e poi proseguiamo con la skincare dopo averla tolta e anche con un leggero make-up. Poi ovviamente mi sistemerò i capelli una volta che ho tolto la fascetta, perché sennò non ha senso. Poi non so mai se c'è un lato dritto, cioè nel senso giusto o sbagliato. Non penso, perché ovviamente la maschera è imbevuta in entrambi i lati, però non lo so. Comunque, adesso la vado ad applicare. Non prendete paura. Nel mentre in cui la lascio in posa, andiamo avanti con le cose da fare. Mentre la maschera è in posa, vado a pulire un po' i pennelli. Ho diversi qua sporchi che vorrei lavare. Con un po' di Marsiglia vado a ovviamente lavarli per bene. Tra l'altro mi sento tantissimo di consigliarvi questo pennello. Questo qua è di Sigma, l'F15, che va benissimo per terre e blush e anche per la cipria. Ve lo consiglio tantissimo. Ho lavato i pennelli che erano sporchi, adesso li lascio asciugare orizzontalmente su un asciugamano e ne approfitto per bagnare un po' le mie piantine che vedo sono un po' asciutte, quindi ne approfitto intanto per bagnarle un po'. L'importante è che non rimanga acqua stagnante dentro il vasetto, quindi lo tolgo sempre e strizio per bene il vasetto interno. Ho sistemato anche il letto, adesso mi sento più in pace con me stessa e effettivamente quanto cambia la visuale della camera quando c'è il letto fatto, perché io sento che la camera è molto più in ordine, molto più sistemata. Adesso direi che è il momento di togliere la maschera perché sono passati più di 20 minuti e inizio a sentire che si sta staccando, quindi direi di andare in bagno così proseguiamo con la skincare. Ok, togliamo la maschera. Direi che idratante e idratante, penso si possa anche vedere. Passiamo all'ultimo step della routine e vado ad utilizzare questa nuova crema che ho comprato del marchio It's Skin. Questa è la confezione della crema, molto molto carina. È una crema appunto di questo brand, se non ricordo male, coreano, però non vorrei dire una scemenza. Ed è una crema al collagene, l'ho comprata dalla Rinascente Annex. Se non siete mai stati alla Rinascente Annex, è praticamente questo lato della Rinascente sul retro, ha un ingresso proprio suo, dove vengono venduti dei marchi un po' più di nicchia, sia nel vestiario che per quanto riguarda la skincare, e ci sono in particolare diversi brand coreani. Ho trovato questa crema che ho provato subito.
mi sono fatta attrarre dal packaging, che tra l'altro non è che farlo apposta, ho letto che nel 2014 ha vinto il premio come miglior packaging, infatti secondo me è molto carino, però mi sono fatta proprio convincere dalla texture, perché la crema è bella nutriente, ma ha questa sensazione quasi vellutata e senti che la pelle viene proprio rimpolpata. E quindi mi è piaciuta tantissimo. Hanno anche la versione invece che al collagene all'acido ialuronico, però lì invece di essere una crema è una crema in gel, quindi estremamente leggera, mentre questa è bella corposa, ha un profumo buonissimo, super delicato, proprio di pulito, non so come dire, e mi sta piacendo da matti. Costa tra l'altro tipo 17 euro, quindi un prezzo molto onesto, però credetemi che mi sta proprio rimpolpando la pelle. Siccome in viso mi abbronzo molto di meno rispetto al corpo, metto un 2 goccine del prodotto di Collister. Sono queste gocce autoabbronzanti. Di solito le mischio con la crema, adesso mi ero dimenticata, quindi le metto sopra. È un effetto molto leggero che si vede un po' col tempo, nel senso che adesso appena applicate si nota poco, però con il passare del tempo si nota un po' di più. Ok, per diciamo truccarmi un pochettino vado a sistemare innanzitutto le sopracciglia con Hey Bro di Espresso, che sicuramente ricomprerò. Non ho mai trovato un mascara così valido se non quello di Benefit. Questo è un po' più liquidino, però davvero quando si asciugano le sopracciglia non si muovono più. E anche se sono a casa e dovrò rimanere a casa, mi trucco un pochettino. Questa cosa l'ho un po' diciamo applicata dal periodo lockdown, non riuscivo più a vedermi struccata, quindi ho iniziato a truccarmi proprio leggermente anche in casa, giusto per vedermi un po' meglio. E quindi adesso vado ad applicare come ultimo prodotto, che stavo già aprendo, Glassy di Espresso. Di solito lo applico col pennello, oggi lo applico con le dita, spero di non fare tanti danni. E sapete che dal trasparente diventa rosato. Oggi effetto specchio comunque, tra la crema, la maschera, Glassy. Più glowy di così non si può. Adesso pian piano, appena la crema si assorbe tutto, la situazione glowy si assesta un pochettino, perché adesso sono un po' troppo. E direi che può bastare così, perché devo sempre stare a casa, quindi non esageriamo, però già le sopracciglia e il blush a me aiuta tantissimo. Come vi dicevo, sistemo i capelli, quindi vado ad utilizzare la crema idratante di Divina BLH per andare a idratare i capelli dove li vedo un po' secchi. E poi utilizzo il Glaze di Naturalmente, di solito vario o con questo o con l'altro prodotto di Divina BLH, e lo diluisco un po' con l'acqua e vado a ravvivare il riccio gonfiando un po' il capello per dare ancora più volume. Vi ringrazio tra l'altro per i complimenti che mi avete fatto ai capelli da quando sono cresciuti, mi dite che mi stanno molto bene anche con questo colore, si sono schiariti ancora di più con l'estate. Io faccio sempre un po' di degradé, però quell'estate si è accentuato ancora di più, ovviamente andando al mare. Devo dire che anch'io sono molto contenta dei miei capelli e direi che abbiamo finito il restyling. Allora, mi sono messa qua in giardino perché è una bellissima giornata e quindi mi godo un po' l'aria aperta, si sta veramente da Dio come temperatura, c'è anche una bellissima arietta non troppo fredda. E ne approfitto per rilassarmi un po' e fare un po' di settimana di enigmistica, che è stata la mia droga quest'estate. Diciamo che ogni estate, soprattutto in spiaggia, faccio un sacco di parole crociate, ma mai come quest'anno. Penso di veramente di averlo comprato ogni settimana, quindi mi sono super appassionata, adesso andrò avanti che devo finirne una. Ma volevo anche mostrarvi un attimo i libri che ho letto / sto leggendo quest'anno. Allora, io sapete che non sono una grande lettrice, se non lo sapete ve lo dico, purtroppo non mi piace tanto leggere, anzi non mi piace proprio, però cerco un po' di sforzarmi. Diciamo che spesso mi viene chiesto di parlare dei libri che leggo, che sto leggendo, però purtroppo non ho tanto da dire perché, ripeto, non sono un'appassionata. Però, detto questo, ho letto quest'estate il libro Stai zitta di Michela Murcia, di cui vi ho parlato anche nel blog di Pantelleria. Un libro, come vedete, brevissimo, raccoglie tutte le frasi in ovviamente diversi contesti, quindi che possono essere utilizzate a lavoro piuttosto che in TV, eccetera, che vengono utilizzate non solo dai maschi ma anche dalle stesse donne e che risultano estremamente maschiliste. È un libro che veramente fa riflettere su cose che magari diciamo anche noi femmine, che effettivamente vanno
contro noi stesse. E l'ho trovato scritto molto molto bene, molto semplice, molto dritto al punto e veramente interessante, perché ci fa riflettere molto su quante cose ancora vanno migliorate. Poi sto leggendo, per proseguire quella che è la saga della Mica Geniale, La Storia del Nuovo Cognome, che è il secondo libro. L'avevo iniziato l'anno scorso dopo aver letto il primo, però mi ero bloccata, quindi adesso sto andando avanti e voglio appunto finire i quattro libri della Mica Geniale, che mi sta piacendo tantissimo. Per chi non lo sapesse, è appunto questa storia di queste due protagoniste, Lila e Elena, che vivono in un rione di Napoli, è ambientata comunque verso gli anni 50 e appunto raccontano le loro vicende fra di loro con altri anche personaggi. È comunque interessante perché alla fin fine, nonostante sia un romanzo e comunque delle storie inventate, racconta un po' quello che era lo stile di vita al tempo in una realtà periferica appunto di Napoli. Quindi niente ragazzi, questi sono i libri che al momento ho letto e sto leggendo, vedremo insomma se ci sarà qualcos'altro che mi ispira sicuramente, devo solo sforzarmi un po' di più. E adesso mi godo il resto della mattinata qui in relax. Tra l'altro ho pensato di registrare, proprio nel mentre in cui dicevo monthly reset all'inizio del video, di registrarne uno per pianificare un po' il mese di settembre. Penso che potrebbe essere utile un po' a tutti, fatemi sapere se appunto volete un video organizzativo. Diciamo che la mia vita è un po' in fase di organizzazione, vi avevo accennato la mia volontà di fare uno stage in questo periodo, studiare tutto, però appunto ci sono stati dei cambiamenti a livello universitario per quanto riguarda il piano studi, quindi sto valutando se effettivamente fare lo stage da adesso o spostarmi con gennaio e fare qualcosa magari più avanti. Quindi sono in fase di organizzazione, appena ho il piano stabilito appunto pensavo di fare questo video. Ora però appunto mi rilasso, io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo il prossimo mercoledì sempre alle 2:30 con un nuovo video. Ciao ragazzi!